Pallavolo Serie 1 anticipo della decima giornata. Scandicci a rullo su Pinerolo. Vittoria in trasferta delle Toscane per 3-7-0 e oggi tocca a Milano. Marco Fantasia. Keitan Tropova non lascia scampo a Pinerolo. 18 punti per l'opposta di Scandicci nel match che ha aperto la decima giornata della Serie A. Nella vittoria per 3-0 delle Toscane spiccano anche i 14 punti di Ebots, in una serata nella quale coach Barbolini ha dato un po' di riposo ad alcuni dei suoi assi, come Ognjenović, Giù e Carol. È stata una partita molto combattuta, siamo felici che siamo riusciti a chiuderla in 3-7, perché sappiamo che questo campo, sia il campo che le ragazze, è molto complesso. Molto difficile e appunto veniamo dai diversi impegni e anche per la classifica era molto importante per noi. Buona la resistenza offerta dalle piemontesi, che hanno avuto anche 4 palloni per vincere il secondo set e restano comunque in corsa per un posto che qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia. Oggi abbiamo dimostrato che, insomma, giocando bene possiamo almeno farle faticare, ecco. Sugli scontri diretti, insomma, siamo state brave. E anche, insomma, quando siamo andate in difficoltà, la partita per esempio contro Bergamo, l'ultima, abbiamo sempre raccolto punti, quindi fino adesso bene. Con questa vittoria Scandicci scavalca Milano, che nel pomeriggio riceverà Casalmaggiore, e affianca al secondo posto Novara, che attende la visita della capolista Conegliano.